Sono oltre 5.700 le persone appartenenti alle cosiddette categorie fragili che a partire da oggi verranno vaccinate contro il Covid anche a Teramo, due le location allestite dal comune a San Nicolò nella sala sottostante la chiesa di Santa Maria degli Angeli a Teramo presso il palazzetto dello Sport di Scapriano. Le giornate a disposizione saranno diverse e questo permetterà di gestire il numero dei pazienti oggi, domani e domenica, e per la prossima settimana saranno con ogni probabilità il 14, il 15 e il 17 aprile, date che però dovranno essere confermate a seconda della disponibilità dei vaccini. Abbiamo, insomma, registrato una grande attesa, soprattutto la volontà, si respirava proprio, insomma, una sorta di liberazione, il senso di liberazione dopo tante, tante settimane di attesa dei cittadini che si erano iscritti, che si sono iscritti nei mesi scorsi sulla piattaforma regionale, e quindi, insomma, assolutamente sensazioni positive. Abbiamo cercato, ecco, stiamo facendo, abbiamo cercato anche questa mattina di trasmettere quella fiducia. Oggi è fondamentale proseguire la campagna vaccinale con fiducia, fiducia nelle istituzioni, fiducia nella scienza, fiducia appunto nei confronti delle scelte sanitarie che in questo momento devono essere assolutamente seguite, senza se e senza ma, perché diciamo, l'accelerazione della campagna vaccinale costituisce veramente l'unica strada che abbiamo per l'uscita dalla pandemia. In questo momento, che è un momento decisivo, un momento di transizione nel quale, ed è l'altra cosa che abbiamo chiesto alla Regione Abruzzo, oltre il fatto al coinvolgimento strutturato appunto degli uffici comunali e dei sindaci, che si rispettino, anche questo è molto importante, oggi lo abbiamo avvertito, le priorità, che non venga messa in discussione la scala delle priorità, la priorità da affidare a chi ha più bisogno, a chi è più in difficoltà, le categorie fragili, a chi è più esposto, perché ogni qualvolta si va ad alterare la scala di priorità si rischia di far perdere credibilità alla campagna vaccinale. Non lo vogliamo, non ce lo possiamo permettere.